Il treno è arrivato con 2 ore di ritardo. È come se neanche l'avessi lasciata. Domani mattina mi alzo e corro subito in giardino. La signora Yuba è stata via all'estero 5 anni. Sarà cambiata. Dormivo qui quando ero bambina. Oh, e anche adesso mi sento di nuovo bambina. Una volta, sorellina, tu ed io dormivamo proprio in questa stessa stanza. E adesso ne ho già 41. Com'è strano! Il tempo passa. Signora Yuba, un saluto soltanto e vado via subito. Trottino! Come sei diventato brutto? Il 22 agosto il giardino dei ciliegi va all'asta per via dei debiti. Ma lei, cara, non deve preoccuparsi. Dorma tranquilla perché una via d'uscita c'è. Solo che certo, naturalmente, bisognerà sistemare, ripulire, diciamo così, per esempio, tagliare questo vecchio giardino dei ciliegi. Tagliare il giardino? Amico mio, scusi, ma lei non capisce proprio niente. Signori, vi ricordo che il 22 agosto il giardino dei ciliegi va all'asta. Pensateci. Pensateci su! Evocativo, nostalgico, profondo.